Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Apriamo con una notizia di cronaca giunta pochi minuti fa in redazione, sulla quale probabilmente nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti. Nonostante le numerose richieste da me personalmente inviate nel tempo, il degrado e l'abbandono di Piazza Alessandrini hanno consentito questa notte che i ladri entrassero nella Media Museum, forzando una delle porte che si affaccia proprio sulla piazza. La polizia sta verificando quanto accaduto. Lo fa sapere Carla Tiboni, presidente della Fondazione Tiboni, appunto riferendo di un furto che c'è stato nella notte al Media Museum di Pescara. Cambiamo argomento, il governo Meloni dovrebbe fare quello che non hanno fatto i governi precedenti, scommettere sulle rinnovabili e cambiare l'approccio italiano sul tema dell'energia, cosa che negli ultimi anni non è mai stata fatta con la giusta determinazione. Lo afferma, interpellato dall'ANSA, il presidente nazionale del WWF, Luciano Di Tizio, secondo cui concedere nuovo spazio alle trivelle rappresenta un errore grossolano. Almeno tre, spiega l'abruzzese Di Tizio, i motivi per cui si tratterebbe di un errore. Il gas disponibile in Adriatico, dice, è di quantità limitatissime. In Italia vige un regime di concessioni per cui il gas non appartiene allo Stato da cui proviene, ma appartiene al titolare della concessione e lo Stato è quindi costretto ad acquistarlo. Puntare sul gas significa tamponare il problema, ma non risolverlo. Basta un giorno di maltempo con pioggia e vento per dover tornare a vedere le mareggiate sulle nostre coste, lo afferma il presidente della SIB Abruzzo e presidente di Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, intervenendo a proposito dei problemi che si sono registrati in particolare a Francavilla al Mare a seguito dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Abruzzo. Padovano interviene sui lavori finalizzati a rinforzare le scogliere che, dice, sono ancora fermi. La regione ha stanziato i fondi, sottolinea Padovano. Il comune di Francavilla ha redatto il progetto che prende la manutenzione dalle scogliere, che prevede la manutenzione delle scogliere presenti a Francavilla a nord, e a tutt'oggi ogni anno possiamo rimetterci l'orologio, dice ancora Padovano. Dai primi di novembre fino alla metà di dicembre avremo a che fare con queste gravi mareggiate. Mi sono informato presso la Capitaneria di Porto di Ortona, aggiunge, per chiedere informazioni in merito, avendo appreso che sono in attesa dello specchio acqueo. L'Ater di Chieti ha avviato le attività delle procedure di gara europea tramite convenzione con l'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo per gli interventi di riqualificazione, efficientamento energetico e miglioramento sismico degli immobili di sua proprietà per un valore di oltre 43 milioni di euro. Sono 101 gli edifici destinati dall'atto di programmazione ATER, dice il presidente Antonio Tavani, e gli interventi oggetto di gara sono finalizzati alla riqualificazione energetica e al miglioramento sismico ai sensi del superbonus 110% di 784 alloggi in 19 comuni, ovvero Bucchianico, Canosa Sannita, Casa Conditella, Chieti, Crecchio, Fara Figlio Rumpetri, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Guardia Grele, Miglianico, Orsogna, Ortona, Penna Piedimonte, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Tollo e Torrevecchia Teatina. La nascita della nuova Pescara dovrà e potrà essere affiancata dalla costituzione dei municipi, organismi di riferimento territoriale che non dovranno essere stanze chiuse o carrozzoni, ma dovranno svolgere una specifica azione propulsiva, garantendo un legame forte con i territori e dovranno poter contare sulla disponibilità personale di risorse adeguate. La costituzione della nuova città attraverso la fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore non andrà a cancellare identità e storia, ma piuttosto dovrà avere la capacità di farsi carico dei problemi di valenza strategica
di tutto il bacino del Medio Adriatico ed è questa la realtà in via di costituzione che è stata prefigurata dal professor Nicola Mattoscio, membro del comitato promotore per la nascita della nuova Pescara, ascoltato in commissione per fissare punti e paletti su quel processo legislativo e amministrativo ancora in itinere. Lo ha detto il presidente della commissione Statuto e Nuova Pescara, l'avvocato Claudio Croce, ufficializzando l'esito della seduta che ha visto per l'appunto la presenza del professor Mattoscio. È proprio il professor Mattoscio, nell'ambito di quella stessa seduta, è intervenuto. Auspico, ha detto, che il comune di Spoltore possa condividere il rinvio al 2024 per poi individuare delle soluzioni amministrative che consentano una serena transizione verso la nuova città, confutando anche dubbi, perplessità, timori. Ad esempio, per chi agita lo spettro di un bilancio più duro verso Spoltore in termini di applicazione di tasse e canoni, va ricordato che, come previsto dalla legge stessa, per i primi 5 anni dalla nascita della nuova città, il sistema tariffario della tassazione locale può restare immutato. Per i primi 5 anni non si tocca nulla, proprio per evitare problemi in termini di iniquità. E poi rappresenta l'occasione per sperimentare il federalismo fiscale comunale, perché la norma consente e prevede la nascita dei municipi che dovranno poter contare su risorse adeguate per essere operativi. La nuova Pescara, ribadito il professor Mattoscio, dovrà essere una città leggera che si farà carico dei problemi di valenza strategica di tutto il bacino del Medio Adriatico, lasciando ai municipi molte competenze. Ovviamente per realizzare tale progetto occorre avere una visione che ci consenta di definire anche quante risorse vanno assegnate ai municipi e quante alla nuova Pescara. Una visione di una nuova grande città che dovrà avere la capacità e il coraggio di rapportarsi direttamente con gli organismi centrali di governo e con l'Europa. E tra poco vi ricordiamo alle 9.04 l'appuntamento con Speranza Sport, rubrica nella quale con il collega Antonio De Leonardis parleremo tra l'altro del successo per 2-1 del Pescara contro il Gelbison, che proietta la squadra biancazzurra al secondo posto nel campionato di Serie C, e poi alle 9.25 invece l'appuntamento con la nostra rassegna stampa. Prima di tutto questo, tra poco invece Speranza Meteo. È tutto, grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.